Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi parleremo di un accessorio molto utile per chi come me ha appena montato la griglia RS davanti alla nostra macchina. Questo accessorio va bene non solo per la mia macchina, un Audi A4 8K, ma per tutti coloro che hanno montato avanti la loro macchina una griglia RS. Questo qua è il supporto targa rimovibile, cioè significa che sono dei ganci che si installano all'interno della nostra griglia e si smontano tranquillamente sia quando laviamo la macchina o quando andiamo ad un raduno o comunque anche per estetica vogliamo togliere la targa davanti alla nostra macchina e fare due foto. Il sito dove ho acquistato questi diciamo ricambi e accessori è Gullotta Autoforniture. Basta andare tranquillamente su Google, scrivere Gullotta Autoforniture, eccolo qua. Ecco qua, prima ricerca. Clicchiamo su Gullotta Autoforniture, eccolo qua. Entra nel sito. Questo qua è il sito di Gullotta Autoforniture, che all'interno troviamo una vasta scelta sia di ricambi e di accessori per le nostre macchine. In questo caso, tranquillamente basta andiamo a fare un esempio una luce a LED, Xenon, accessori, sensore per parcheggio, pellicole e quant'altro. Per quanto riguarda questo che adesso abbiamo acquistato, basta andare nella ricerca qua in alto e scrivere porta targa. Ok, e stesso qua ci dà tutti i tipi di porta targa universali per la nostra macchina. In questo caso, per farvi un esempio, c'è anche quello là a ventosa, che basta applicarlo a ventosa vicino al paraurti della nostra macchina e poi inserire la targa all'interno. O anche c'è quello magnetico e così via. Ok, una volta scelto il tipo di porta targa che si vuole, basta aggiungerlo al carrello. Eseguiamo tutta la nostra iscrizione per quanto riguarda la registrazione al sito, l'indirizzo e dopodiché mettere la spedizione e infine effettuare il pagamento. Il pacco arriverà in casa in 24, massimo 48 ore dalla richiesta dell'acquisto che avete fatto. Fatto ciò, non ci resta altro che aspettare il pacco e poi aprirlo. Vediamo all'interno del pacco adesso cosa ci sta e poi andiamo a montarlo. Ok, apriamo il pacco e vediamo all'interno della confezione cosa ci troviamo. Anche qua, avvolto in una plastica per non far rompere i pezzi. Ecco qua, ci troviamo queste due staffette all'interno. Ecco qua, vedete? Sono dei supporti che adesso scendiamo giù, vi faccio vedere. Una volta messi all'interno della griglia, vengono inseriti all'interno e si girano sia questo destro che questo qua, questo sinistro e questo qua destro. Ok, il verso è lo stesso, quindi o mettete uno a sinistra o mettete uno a destra, è la stessa cosa. Sono fatta in una plastica abbastanza rigida. Ok, adesso andiamo giù e andiamo a montare. Andiamo. Ed eccoci qua, ragazzi. E adesso vi farò vedere come si montano i supporti vicino a questa griglia. Eccoli qua. Questi qua sono i supporti che adesso vi ho fatto vedere. Basta solo andare a vedere dove si vuole posizionare la targa, l'altezza che si vuole, e andare a mettere i ganci. Ecco che basta solamente così inserirli e girarli, sia l'uno che l'altro. Si sceglie lo stesso buco così da centrarla. E poi metto la targa. Mi consiglio di mettere sempre il primo lato sotto e poi quello sopra. Uno
dall'altro lato. Ora se la si vuole più scesa, più sopra, più di lato. In ogni modo adesso l'ho messa così giusto per, ma va un po' più bassa, perché guardate qua, è troppo alta, quindi va posizionata un po' più in basso. E anche vista lateralmente è ben fissata, vedete? Per di più non si muove, ed è ben tenuta. Anche per quanto riguarda poi sganciarla, è molto semplice, basta andare a fare leva prima da un lato e poi dall'altro lato. E si toglie la targa e si tolgono i supportini, eccoli qua. Ecco, adesso vi faccio da più vicino come si installa. Basta vedersi dove si vuole installare la targa, l'altezza. Un po' più sopra o anche qua, e uno e due, si vede la targa, ok. Hai visto come è semplice? Anche per lo smontaggio la stessa cosa, basta andare a sganciare e togliere i ganci. Anche qua. Adesso la installiamo. E la lasciamo fissa. In questo caso è troppo bassa, allora noi la alziamo. Basta solo andare a spostare un buchetto. E centrarla. Ok, che ve ne pare, ragazzi? Ok, ragazzi, come sempre spero che anche in questo video vi sia stato utile. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, attivate la campanella e che dire, ragazzi, grazie di tutto. Al prossimo video, ciao!